che Dio ci aiuti. Bene. E finalmente, dopo tanti rinvii, la provincia di Ragusa ha i suoi primi 10 km di autostrada, quelli che collegano Rosolini, Ispica e Pozzallo sul tratto della Siracusa-Gela, realizzato negli ultimi 3 anni dal Consorzio per le Autostrade Siciliane. A tagliare il nastro questa mattina alle 10 il presidente della regione Nello Musumeci, assieme all'assessore alle infrastrutture Marco Falcone, ai vertici del CAS, ai dirigenti e tecnici dell'impresa con sedi l'SPA, ai rappresentanti del Ministero, delle infrastrutture, autorità civili, militari e religiose, parlamentari e sindaci del sud-est Sicilia. Dovrebbe essere una giornata di ordinaria amministrazione, diventa storica in una regione, in un mezzogiorno d'Italia, dove le opere purtroppo durano nella loro realizzazione anni, anni e anni. Grazie al nostro governo, grazie alla nuova governance del CAS, siamo riusciti a dare una forte accelerazione negli ultimi 3 anni, ci siamo impegnati in tutti i sensi, l'assessore Falcone è stato una sorta di Cirneco dietro ogni intralcio burocratico, abbiamo seguito con grande apprensione perché questa arteria è quella che ci fa guardare lontano, ci fa guardare a Gela, sperando che poi da Castelvetrano a Gela lo Stato, l'ANAS, possa realizzare e la chiusura dell'anello autostradale cui tutti guardiamo. Quindi noi come regione attraverso il CAS ci occupiamo di arrivare a Gela, se ci saranno le condizioni finanziarie da parte dello Stato per poterlo fare, e il nostro auspicio è che dalla provincia di Trapani a Gela, quindi lungo la 115, si possa arrivare per conto dell'ANAS. A quel punto avremo completato l'anello autostradale in Sicilia, avremo recuperato dall'isolamento migliaia e migliaia di ettari di territorio e decine di comunità. Era un impegno che il governo Musumeci aveva assunto e oggi lo abbiamo rispettato. Dobbiamo dire grazie a tutte le imprese, a iniziare dalla Cosedil, a tutte le imprese locali affidatarie che hanno reso possibile un significativo, un importante, uno strategico intervento che oggi rappresenta anche una sorta di riscatto per il ragusano, per il siracusano, ma per tutta la Sicilia. L'opera sostanzialmente è completa da 3 mesi. Abbiamo però per la prima volta voluto formalizzare, giustamente il Ministero ci ha chiesto in maniera severa ma altrettanto generosa di dover mettere a posto le carte. Abbiamo fatto oltre 80 collaudi statici, oltre 100 collaudi tecnico-amministrativi e finalmente questo tratto autostradale è in regola anche sotto un profilo statico, tecnico e amministrativo. Le due nuove corsie autostradali di quasi 10 km inserite nel più ampio progetto della Siracusa-Gela rappresentano, come accennato, un evento per la provincia di Ragusa, sino ad oggi unica provincia d'Italia senza alcun collegamento autostradale. Questo è il primo segnale essenziale che serve e che servirà alla nostra crescita. La provincia di Ragusa, nel lembo sud della regione siciliana, in questi anni ha fatto tutto da sola. Oggi la politica seria, quella vera, si sta ricordando che ci siamo anche noi e questo è il risultato dell'inaugurazione di questa mattina. Ho fatto la scelta e mi sono candidato, avevo due obiettivi in particolare, la Siracusa-Gela e la Ragusa-Catania. E devo dire che durante la scorsa legislatura quest'opera è stata finanziata durante quel governo, col governo Crocetta, e assessore l'assessore Bartolotta. Poi ci fu un problema che fu il fallimento dell'impresa che non poteva essere messo in conto, dopodiché poi quel progetto che noi avevamo finanziato, che noi avevamo portato, è stato portato avanti dall'attuale governo. Con l'aiuto di tutti e con il contributo di tutti siamo arrivati a questo risultato. Un iter, quello dell'autostrada, certamente travagliato, complesso e dalle mille lungaggini. Per qualcuno, come ad esempio la CGIL, ci sarebbe quindi poco da festeggiare visti i ritardi accumulati nel corso degli anni. I lavori sono iniziati nel 2014 e sono andati molto a rilento a causa di diversi intoppi. Nell'estate del 2017 si è anche registrato un sostanziale blocco dovuto alle problematiche di liquidità
dell'impresa mandataria, dell'associazione di imprese esecutrici, la Condotte S.p.A., entrata in concordato preventivo. Un lungo periodo di passaggi burocratici è stato quindi necessario per assegnare poi i lavori all'impresa associata, la Cosedil, che ha preso in carico l'intero appalto e i rapporti con le imprese fornitrici e subappaltatrici, in modo da far ripartire i lavori all'inizio dell'estate 2019, dopo circa quindi 2 anni. Nel frattempo è scoppiata l'emergenza Covid e i lavori hanno subito un ulteriore rallentamento, ma il momento tanto atteso è ora realtà. Non possiamo che essere compiaciuti, per non dire felici, in questa giornata. Il territorio di Ispica, da questo segmento autostradale, deriverà sicuramente un apporto in termini di flusso delle persone, di flusso dei turisti, di flusso delle merci e soprattutto di conoscenza. In un momento in cui il territorio si sta impegnando, nel comune ci stiamo impegnando a valorizzare turisticamente sia la zona balneare che la zona rupestre, credo che approdare al nostro territorio con maggiore facilità sarà un grande vantaggio. Per noi questa è una giornata importante e riteniamo di sottolinearlo in questi termini.